Amén. Chi è scappato? Bene, allora la nostra sorella Esther, la nostra fratella, ah no, solo io posso chiamarti fratella. Ok, domani mattina io vado a correre, se qualcuno che viene con me, mamma mia, basta che si tratta di lavorare, mamma mia. Io vado a correre anche con la pioggia, vuoi venire a correre con me? Ok. Io vado anche con la pioggia, io amo correre con la pioggia. Amo correre sull'acqua, insomma mi piace. Sì, corro sull'acqua, non sul mare, sull'acqua. E quindi dicevamo, la sorella Esther rimarrà con noi fino al giovedì 26, ma giovedì 26 non ci sarà, nel senso che parte nel pomeriggio, per cui per chi deve ancora, come dire, gustarsela, passare del tempo con lei, lei ama molto visitare i posti nuovi, Albero Bello l'ha vista, Matera l'ha vista, Bari l'ha vista, cosa non hai visto? Altamura l'ha visto, non ha visto Ostuni, non ha visto Cisternino, non ha visto le grotte di Castellana, Polignano l'ha vista. Mi ricordi? Ti ricordi quella volta che andammo sotto la statua di Domenico Modugno? E la statua volare. Okay. Vabbè, Polignano l'ha vista, per cui organizzatevi se qualcuno ha il desiderio di passare del tempo con lei a pranzo, a cena. Sarà con noi fino a mercoledì sera, perché poi giovedì penso che tu lo dedichi per il viaggio. Va bene così? Predicherà anche domenica, tranquilli, perché io sono licenziato, quindi sto in sabbatico, quindi non li rubo altro tempo, gli facciamo un applauso. Il titolo dello studio di oggi è Scelta Suprema, dico bene? Mille. Grazie. Grazie a Dios por este hermoso día. Grazie a Dio per questo bellissimo giorno. Y porque ustedes están aquí. E perché voi siete qui. Así que es una bendición poder compartir palabra de vida. È una benedizione poter condividere parole di vita. Y vamos a dejarnos guiar por el espíritu de verdad. Facciamoci guidare, lasciamoci guidare dallo spirito di verità. Para que hoy podamos entender esta palabra de sabiduría. Affinché oggi possiamo comprendere questa parola di saggezza. Hoy vamos a hablar. Oggi parleremo acerca de la suprema decisión. Della suprema decisione. Sabemos que Jesús ha sido enviado por el Padre. Sappiamo che Gesù è stato inviato dal Padre. Pero cuando nosotros ahondamos en los Evangelios vemos que Jesús decide venir por propia decisión a esta tierra. Però quando andiamo a leggere i Vangeli notiamo che Gesù decide lui di suo proprio volere di venire qui su questa terra. Eso lo vemos en Juan capítulo 14, 15, 16 y 17. Questo lo vediamo in Giovanni 14, 15, 16 e 17. Que él mismo dice que él tiene el poder para dar su vida y volverla a tomar. Dove dice che lui stesso ha il potere di dare la sua vita e venire a riprenderla. Eso es voluntad. Questa è la volontà. Tener esa capacidad de decisión. Avere questa capacità di decisione. De hacer la voluntad de su padre. Di fare la volontà di suo padre. Y tener la fe en él mismo, en el padre. E di avere la fede in lui stesso e nel padre. De que aunque muerto, él sabía que iba a revivir. Que addirittura anche da morto, lui sapeva che doveva risorgere. Jesús tenía fe en el Padre. Gesù aveva fede nel Padre. Y tenía fe en sí mismo. E aveva fede in se stesso. Porque como les dije, repito nuevamente. Perché come ho già detto, ripeto nuovamente. Jesús dice, tengo poder. Gesù dice, ho potere de dar mi vida, di dare la mia vita y de volverla a tomar. E di tornare a prenderla.
Eso es conocerse. Eso es conocerse a sí mismo. Questo è conoscersi, conoscere se stessi. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos conocemos? Ora, la domanda è: quanto di noi stessi ci conosciamo? ¿Cuántos de nosotros sabemos el poder que tenemos dentro de nosotros mismos? Quanti di noi sanno il potere che abbiamo dentro di noi? Yo sé que me conozco muy poquito, lamentablemente. Io so che mi conosco molto poco. Sé que estoy en este camino de verdad. Sto in questo cammino di verità. Y a medida que voy avanzando, e nella mia vita vado avanzando, veo más y más el poder que Dios me ha regalado. E ogni volta vedo sempre di più il potere che Dio mi ha regalato. De la misma manera que Jesús sabía el poder que tenía, e nello stesso modo in cui Gesù sapeva il potere che aveva, si nosotros estamos en el Padre, se noi siamo nel Padre, vamos a saber el poder que tenemos nosotros. Sapremo il potere che abbiamo noi stessi. Ahora, el Padre en su amor, il Padre nel suo amore, nos da el mayor regalo. Ci dà il regalo più grande. Che è? Che è? Jesús. Jesús. Jesús en su amor, Jesús en su amor, nos entrega el mayor regalo. Ci da il miglior regalo, que es que el Espíritu de verdad. Lo Spirito di verità. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de verdad, quando noi abbiamo lo Spirito di verità, entendemos quiénes somos. Riusciamo a capire chi siamo. Y tenemos identidad en el amado. E abbiamo identità nell'amare lui. No deseo ser como los otros. Non desidero essere come gli altri. Sino sé quién soy. Ma essere e sapere quello che sono. Sobre esa información. Su questa informazione. Decido conocer el potencial que yo tengo. Desidero conoscere il potenziale che io ho. Porque Dios nos ha creado perfectos. Perché Dio ci ha creati perfetti. Pero luego toda esa información que estamos adquiriendo en el caminar, però poi tutte le informazioni che abbiamo preso lungo il cammino, nos vamos deformando. Ci hanno un po' deformati. Y ya llegamos muchas veces cuando somos niños, hay veces en la adolescencia, otras veces en la juventud. E capita molte volte quando siamo bambini, poi nell'adolescenza, nella gioventù. No sabemos más quiénes somos. Non sappiamo mai chi siamo. Y perdemos identidad. E perdiamo la nostra identità. Necesitamos referencias, referendos. Necesitamos tener líderes o máster o queremos copiar la identidad de otros. Abbiamo bisogno di avere altre persone da copiare. Vogliamo copiare altre persone. Como sabemos, muchos intentan copiar la identidad de cantantes. Ci sono molti, sappiamo che sono intenti, vogliono copiare l'identità dei cantanti. Muchas mujeres también quieren copiar, o hombres, la identidad de actores, actrices. Molte donne, soprattutto uomini, vogliono copiare l'identità di attori, di attrici. De políticos. Di politici. De artistas. Di artisti. Pero yo quién soy. Però io chi sono? Estoy dispuesta a conocerme? Sei disposto, sei disposta a conoscerti? O è más fácil copiar la identidad de otro? O è più facile copiare l'identità degli altri? Ustedes saben muy bien si van a la escuela o a la universidad. Sapete chi va a scuola o chi è già andato a scuola all'università? Si el profesor te da una tarea para hacer. Se il professore ti dà un compito da fare, è molto facile fare copy paste, no? È più facile copiare, no? Fare copia. Uno va a Google, copia e incolla. Uno va a Google, copia e incolla. Y se entrega el trabajo. E fa il lavoro, glielo dà il professore. Pero ponerse a hacer búsquedas por uno mismo, buscar la ricerca, no? Però quando dobbiamo andare a fare ricerche per noi stessi, nos lleva mucho tiempo. Ci porta via molto tempo. Pensar. Dobbiamo pensare. Discernir la información que estoy buscando. Discernere, capire le informazioni che sto cercando. De la misma manera que hago un trabajo, nello stesso modo chi ha un lavoro, tengo que buscar cuáles son
mis puntos fuertes y débiles. Devo capire, devo cercare quali sono i miei punti deboli o i miei punti più forti. Los débiles, i punti deboli, para tratarlos, per trattarli. Los fuertes, i forti, para mejorarlos, per migliorarli. De esta manera solo lo podré hacer con voluntad. Ma queste cose le potrei fare solo con la volontà. Jesús sabía y tenía la convicción. Gesù sapeva e aveva la convinzione di che él iba a resucitar, che lui doveva andare a risorgere para gloria de Dios Padre, per la gloria di Dio Padre y para darnos esperanza a nosotros, e per dare speranza a noi, porque hoy nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús, perché oggi noi abbiamo speranza in Cristo Gesù. O sea, si Jesús dijo que él iba a revivir. Se Gesù ci dice che lui va a rivivere, nosotros creemos que también después de la muerte vamos a tener vida. Noi dobbiamo sapere che dopo la morte anche noi andremo ad avere vita. No lo entendemos muy bien. Non lo riusciamo a comprendere molto bene. Perché non esiste ser humano que haya regresado de la vida para contarnos bien todo. Perché non lo sappiamo molto bene, perché non c'è ancora nessun essere umano che è ritornato in vita per poterci raccontare però tutti i dettagli. Es mi esperanza de vida. Però Gesù è la mia speranza di vita. Para poder tener esa misma esperanza que tuvo Jesús, per poter avere la stessa speranza che ha avuto Gesù, tengo que basarme en la voluntad. Dobbiamo basarci sulla volontà. La volontà è il principio di vita. La volontà, hacer. La volontà è il principio della vita, ciò che mi muove nel fare, che mi spinge a fare. Che me quita della instabilità al hacer. Che mi porta dall'instabilità al fare. Che me muove. Che mi muove. Che non mi deja stanco, che non mi deja quieto. Che non mi lascia lì stanco, fermo. Sino che io decido. Hacer algo, decido ma muovermi. Io decido di fare qualcosa, decido di muovermi. Quando soy una persona de voluntad, quando sono una persona di volontà, muestro vida, mostro vita. Una persona sin voluntad, una persona senza volontà, se queda en la nada. Se queda en la nada, en pensamientos vacíos. Si lascia lì a pensare, sta lì a pensare alle cose vuote, al cervello vuoto, pensa a cose inutili. Cuando conocí hace muchos años al pastor Joseph en África, cuando molti anni fa ho conosciuto il pastor Joseph in Africa, cuando él tenía 98 años de edad, quando lui aveva 98 anni, me pidió si podía ayudarlo para hacer un proyecto. Lui mi chiese se io potessi aiutarlo per nella realizzazione di un progetto. Si le podía ayudar para hacer un pozo de agua. Mi chiedeva se potevo aiutarlo nella realizzazione di un pozzo di acqua. Para hacer un ayudarlo en la iglesia, en la costruzione. Aiutarlo nella chiesa per costruire una chiesa. Y para hacer una escuela. E per fare una scuola. Yo me dije wow. Io ho detto wow. ¿Cómo decir no a una persona de 98 años? Come poter dire di no ad una persona di 98 anni? Che visione, pensé. Che visione che ha quest'uomo, ho pensato. Una persona de 98 años generalmente lo que hace es pensar, ah, me duele esto, me duele lo otro. Una persona di 98 anni generalmente ciò che pensa è, aia, mi fa male questo, mi fa male qui. Non quiero nada, non quiero, voglio fare niente, se quedan sentados, mi voglio stare nada. Lì seduto, voglio stare senza far niente. Pero esta persona de 98 años estaba pensando en el otro. Però questa persona di 98 anni stava lì che pensava agli altri. Una persona con voluntad. Una persona con volontà. Cuando nosotros estamos en Cristo, quando noi siamo in Cristo, cuando hemos nacido de nuevo, quando siamo nati di nuovo, voluntà, abbiamo volontà. Voluntà para tener nuevos proyectos. Volontà di fare nuovi progetti. Cuando yo estoy en Cristo, quando io sono in Cristo, tengo nuevas visiones. Ho nuove visioni. Nuevos proyectos. Nuovi progetti. Pensemos ahora. Pensiamo adesso. ¿Qué proyecto tienes? Che progetti avete?
De aquí a un año. Da qui a un anno. ¿Qué quali sono tienes para ti? Quali sono i progetti che avete no per voi? Non ti hablo de los proyectos como iglesia. Non vi sto parlando dei progetti come chiesa. No ti hablo de los proyectos que tiene la comuna de Acquaviva de la Fonte. Non sto parlando dei progetti che ha il comune di Acquaviva. Ni los proyectos que tiene el gobierno de Italia. Né i progetti che ha il governo d'Italia. Te hablo, ¿qué proyectos tienes tú? Sto chiedendo qué progetti hai tu personalmente. ¿Cuál es tu visión? Qual è la tua visione? ¿Qué quieres hacer de aquí a un año? Che cosa vuoi fare da qui ad un anno? ¿Qué te gustaría? Che ti piacerebbe? Una nueva visión. Una nuova visione. ¿Cómo te gustaría estar? Come ti piacerebbe stare? Escríbelo. Scrivilo. Escríbelo. Scrivilo. Escríbelo. Scrivilo. Plasma tu visión. Plasma, modella la tua visione. Piensa. Pensa. Trabaja en ella. Lavora in questa visione. Esfuérzate. E rafforzati. Sé valiente. Sii valente. No temas. Non aver paura. No desmayes. No desmayes. No te eches al abandono. Non lasciarti andare. ¿Cómo? Muy bien, muy bien. No te arrendes. Avanzar. Vai avanti. Avanzar. Bisogna andare avanti. Avanzar. Andare avanti. Tantas veces cuando estaba en África. Molte volte quando ero in Africa. Recibía cartas de mi papá. Ho avuto lettere dai miei genitori. O también llamadas de teléfono. O molte volte chiamate. Y mi papá siempre me decía. E mio papà mi diceva sempre. Avanza, Estercita. Avanza, Estercita. Vai avanti, Esther. Avanzar. Vai avanti, Esther. No podemos quedarnos en el mismo sitio que hace 5 años atrás. Non possiamo stare nello stesso posto in cui eravamo 5 anni fa. Ni que estábamos en 10 años atrás. E nello stesso posto in cui eravamo 10 anni fa. Hoy estamos vivos. Oggi siamo vivi. Hoy tenemos la esperanza de vida con nosotros. Oggi abbiamo la speranza di vita con noi. Que se llama Jesús. Che si chiama Gesù. Jesús es la esperanza de vida. Gesù è la nostra speranza di vita. Y en él podemos confiar. In lui possiamo confidare. En él podemos nosotros entregarnos. In lui possiamo entregarnos, darnos por completo. Dobbiamo affidarci, lui possiamo affidarci completamente. Cuando nosotros estamos en su voluntad, quando noi siamo nella sua volontà, nosotros podemos discernir en qué tiempo estamos. Noi riusciamo a comprendere in che tempo stiamo. ¿Se acuerdan lo la Biblia dice que los hijos de Israel no pudieron discernir en qué tiempos vivían los judíos cuando estaban con Jesús? Vi ricordate nella Bibbia che è scritto che i giudei quando stavano con Gesù, gli ebrei, non riuscivano a comprendere in che periodo erano, in che momento erano. Y Jesús les dice, e Gesù gli disse che ellos no podían entender quién era el que estaba con ellos. E Gesù gli disse che loro non potevano comprendere chi è che stava con lui. En un momento Jesús tiene un gran suspiro y dice: "Oh Jerusalén, Jerusalén". E in un momento Gesù fa un grande sospiro e dice: "Oh Gerusalemme, Gerusalemme". Tantas veces te quise cuidar, juntar, proteger como la gallina cuida sus polluelos. Tante volte come la gallina cuida a suo polluelo. Tante volte ti ho detto di avere protezione, di stare attenti, così come la gallina ha protezione dei suoi piccoli pulcini. Che Gesù queria proteggerlo. E Gesù voleva proteggere loro. Pero ellos no se dejaban proteger. Però loro non si lasciavano proteggere da Gesù. ¿Cuántas veces nosotros no nos dejamos proteger por Jesús? Quante volte noi non ci lasciamo proteggere da Gesù? No nos dejamos guiar por Jesús. Non ci lasciamo guidare da Gesù. No tenemos cuidado de las palabras de Jesús. Non abbiamo attenzioni della parola di Dio. Porque no podemos discernir en qué tiempo nos encontramos. Perché non riusciamo a discernere in che tempo stiamo. Cuando no sabemos discernir, perdemos bendiciones. Quando non sappiamo discernere, perdiamo le benedizioni.
pasan de largo. Pasano davanti e vanno via. Cuando nosotros sabemos discernir, cuando noi sappiamo discernere, vamos a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a adorar al rey. Andiamo ad adorare il re. Cuando la gente judía decía, nosotros tenemos profetas que nos han dicho esto y lo otro. Quando i giudei dicevano, noi sì, abbiamo profeti che ci hanno detto questo, altro. Pero Jesús les dice, ellos ya están muertos. Ma Gesù gli dice, loro sono già morti. Ustedes tienen que adorar al que está vivo y ahora está entre ustedes. Voi dovete adorare colui che è vivo e che adesso è con voi. Hoy nosotros sabemos que Jesús está con nosotros. Oggi noi sappiamo che Gesù sta con noi. Y cuando nosotros descansamos en él, e quando noi riposiamo in lui, podemos nosotros vivificar nuestras vidas. Possiamo vivificare le nostre vite. Los pastores, ¿se acuerdan cuando Jesús nace en Belén de Judea? Ci ricordiamo quando Gesù è nato a Betlemme. Dice que hubo muchos ángeles que se aparecieron a pastores. C'è scritto che c'erano molti angeli che apparvero, che si avvicinarono ai pastori. Y estos ángeles comenzaron a cantar. E questi angeli cominciarono a cantare. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dio nelle altitudini. Y en la tierra paz. E nella terra pace. Cuando los ángeles cantan gloria a Dios en las alturas, quando gli angeli cantano gloria a Dio nell'alto dei cieli, en esta tierra, in questa terra, esta tierra, questa terra, esta tierra, questa terra, hay paz, c'è pace. Cuando yo tengo paz, quando io ho pace, tengo buena voluntad, ho buona volontà, para hacer todo lo bueno, agradable y perfecto, per fare tutto il buono, perfetto. Gradito. Cuando los ángeles dicen gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, quando gli angeli dicono gloria a Dio nell'alto dei cieli e nella terra pace, para los hombres de buena voluntad, per gli uomini di buona volontà. Cuando yo tengo buena voluntad, quando io ho buona volontà, estoy dispuesta a ir al encuentro de Jesús. Sono disposta ad andare all'incontro con Gesù. Estos pastores no eran unos exégetas o teólogos. No. Questi pastori non erano dei teologi o degli studenti degli insegnanti. Eran personas simples. Erano persone semplici. Que tenían buena voluntad. Che avevano buona volontà. Estaban haciendo su trabajo. Stavano facendo il loro lavoro. Lo mejor que podían. La cosa migliore che potevano fare. Y en ese momento ellos dijeron, vamos a ir del otro lado. E in quel momento dissero, andiamo a vedere dall'altro lato. A ver qué sucedió. Andiamo a vedere Gesù. ¿Qué sucedió? Porque todavía no lo conocían a Jesús. Vamos a ver qué sucedió del otro lado. Andiamo a vedere cosa è successo dall'altro lato. Y cuando se fueron al otro lugar, e quando sono andati, quando si sono trovati dall'altra parte, vieron que había nacido Jesús. Videro che era nato Gesù. Cuando nosotros tenemos paz, quando noi abbiamo pace, podemos tener buena voluntad. Possiamo avere buona volontà. Cuando tengo buena voluntad, quando ho buona volontà, voy al encuentro con Jesús. Vado all'incontro con Gesù. ¿Me siguen cómo son estos pasos? Mi state seguendo come sono questi passi? Primero necesito paz. Per prima cosa ho bisogno di pace. Cuando tengo buena voluntad, quando ho buona volontà, puedo tener, cuando tengo, perdón, paz, puedo tener buena voluntad. Scusate, quando ho pace posso avere buona volontà. Cuando tengo buena voluntad, quando ho buona volontà, puedo ver a Jesús. Posso vedere Gesù. Si no, no, no puedo verlo. Altrimenti, diversamente, non posso vederlo. ¿Se acuerdan Marta? Vi ricordate di Marta? Marta che stava turbata. Che era turbata. Turbada es una persona que no está en paz. Turbata è una persona che non è in pace. Cuando una persona está turbada, quando una persona è turbata, no puede ver a Jesús. Non può vedere a Gesù.
y no podemos recibir las enseñanzas de Jesús e non possiamo ricevere gli insegnamenti di Gesù neanche los consejos de Jesús i consigli di Gesù y sentir que estamos vivos e sentire che siamo vivi estamos vivos siamo vivi. Si estamos vivos, tenemos que tener planes. Se siamo vivi, dobbiamo avere progetti, piani. Tenemos que tener nuevas visiones. Dobbiamo avere nuove visioni. No la misma visión de hace 10 años atrás. Non la stessa visione di 10 anni fa. Nuevos sueños. Nuovi sogni. Nuevos proyectos. Nuovi progetti. Algo nuevo. Qualcosa di nuovo. Hermano, hermana querida. Fratelli carissimi. Piensa en un proyecto nuevo para tu vida en el día de hoy. Pensa a un progetto nuovo per la tua vita oggi. Algo nuevo. Qualcosa di nuovo. Guardalo en tu corazón ahora. Tienilo nel tuo cuore adesso. Y comienza a hablar al padre de este nuevo proyecto. E comincia a parlare al padre di questo nuovo progetto. Dialoga. Parla, cada dialoga, día, ogni giorno. Cada día al levantarte. Ogni giorno quando ti alzi. Entrega este nuevo proyecto a papá. Porta questo nuovo progetto a papà. Eres hija de Dios. Sei figlia di Dio. Eres hijo de Dios. Sei figlio di Dio. Y la voluntad del padre. E la volontà del padre. Es que seamos hijos con visión. E che siamo figli con visione. Con visión de futuro. Con visione del futuro. Con visión de un presente glorioso. Con la visione di un presente glorioso. Con visión de que hoy mi presente es mejor que mi pasado. Con la visione che oggi il mio presente è migliore del mio passato. Lleno de vida. Pieno di vita. Il vivo muestra che sta vivo. Mostra che sta vivo. Il morto non hace nada. Non fa niente. Che differenza hay? Che differenza c'è? Entre una persona viva y muerta. Tra una persona viva e una morta. Oh. Aspetta che sta funzionando acá. No, había quedado de. Si era dimenticato. Estaba preparando el sermón, perdón. ¿Qué diferencia hay entre un vivo y un muerto? ¿Qué diferencia c'è tra un vivo e un morto? La respuesta es muy clara. La risposta è molto chiara. Ahora vamos a ver lo que Jesús habla con respecto a esto en Juan capítulo 3. Ora andiamo a vedere cosa Gesù ci dice in merito a questo a Giovanni capitolo 3. Tiene este famoso dialogo entre Nicodemo y Jesús. C'è questo famoso dialogo fra Nicodemo e Gesù. Y Nicodemo entra a la casa de Jesús, como sabemos. E Nicodemo va nella casa di Gesù, così come sappiamo. E Jesús le abre la puerta. E Gesù gli apre la porta. Siempre me gusta recordar esto, me encanta. Mi piace sempre ricordare questo, mi piace il fatto che Gesù apre la porta. Y él es el dueño de la casa. Lui è il proprietario della casa. Es como cuando yo decido conversar con él. È come quando io voglio conversare, parlare con lui. Él me abre las puertas de su casa. Lui mi apre la porta di casa sua. Ahora empieza el diálogo. E ora comincia il dialogo. Nosotros podemos estar conversando con Jesús. Noi possiamo stare lì a parlare con Gesù. Pero no hemos nacido de nuevo, puede ser también. Però non siamo nati di nuovo, può essere. Ese era el caso de Nicodemo. Questo era il caso di Nicodemo. Nicodemo estaba hablando con Jesús. Nicodemo stava parlando con Gesù, pero no entendía a Jesús. Però non riusciva a comprenderlo. ¿Cuántas veces nosotros podemos hablar con Jesús? Quante volte noi possiamo parlare con Gesù? Pero no lo entendemos. Però non lo comprendiamo. Podemos leer la Biblia. Possiamo leggere la Bibbia. Y no la entendemos. E non la capiamo. Y Nicodemo le dice a Jesús. E Nicodemo dice a Gesù. Sabemos que has venido de parte de Dios. Sappiamo che sei venuto da parte di Dio. Porque ninguno puede hacer las obras que tú haces si no fuera enviado de Dios. Perché nessuno può fare le opere che tu fai se non è inviato da Dio. Entonces Jesús le responde. E quindi Gesù gli risponde. De cierto te digo.
di certo ti dico che che non nasce di nuovo, che colui che non nasce di nuovo non può entrare nel regno di Dio. Non può entrare nel regno dei cieli. E qui vamos a las dos palabritas, como las de ayer. E ora vedremo degli esempi. Para mí fue nuevo, fue algo bueno que aprendí. Per me è stata una cosa nuova e una cosa buona che ho appreso. Una cosa es saber. Una cosa è sapere. Viene del origen, viene de la raíz del latín saber, o como en francés se dice savoir, voir savoir. Viene dalla radice ve lo devo dire in spagnolo. Sì, sì, la radice latina saber o in francese sapere. Savoir. En francés me gusta más porque es más claro. In francese mi piace di più perché è più chiaro. Es voir ça. Ed è voir ça, quindi vedere quello. Quello, esatto. Entonces Nicodemo le dice sabemos. E Nicodemo gli dice sappiamo. Una cosa es ver. Una cosa è vedere. Pero otra cosa es conocer. E un'altra cosa è conoscere. Jesús cuando le responde le dice de nacer de nuevo, conocer, renetre. Gesù quando gli parla gli dice conoscere di nuovo, rinascere, conoscere di nuovo. De ahí viene la palabra conocer, connetre. E da lì viene la parola francese conoscere che è connetre. Connetre es naître con. Ed è naître con. Avec. No? Naître avec. Esto quiere decir nacer con. E questo in italiano vuol dire nascere con. Una cosa es ver y otra cosa es conocer. Una cosa è vedere e l'altra cosa è conoscere. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo es vos tú puedes decir que has visto las obras de Dios, pero otra cosa es conocerlo. Quando Gesù parla con Nicodemo gli dice una cosa è che tu mi dici che hai visto le cose che io faccio, ma l'altra cosa è conoscere le cose che io faccio. Conocer. Conoscere. Conocer a papà. Conoscere papà. Porque cuanto más conozco a papà, perché quanto più conosco papà, yo sé que soy hija o hijo de Dios. Io so che sono figlia o figlio di Dio. Entonces voy a conocerme a mí mismo. E quindi vado di più a conoscere me stesso. Voy a conocer las capacidades, las habilidades que tengo. Vado a comprendere le capacità, le abilità che io ho. Por ejemplo, muchos de los que estamos aquí, per esempio, molti di noi che siamo qui, pueden ser grandes músicos y no lo saben. Possono essere grandi musicisti, ma non lo sanno. Pueden ser grandes cantantes y no lo saben. Possono essere grandi cantanti, ma non lo sanno. Grandes cocineras y no lo saben. Grandi cuoche, ma non lo sanno. Grandes artistas y no lo saben. Grandi artisti e non lo sappiamo. Es que me siguen. Cuando conocemos a papá, nos conocemos nosotros. Seguitemi, quando conosciamo papà, conosciamo noi stessi. Y vamos a saber todas las habilidades y capacidades que tenemos. E andiamo a comprendere tutte le capacità e tutte le abilità che noi abbiamo. Jesús sabía quién era él. Gesù sapeva chi era lui. Por eso podía hablar con autoridad. Per questo poteva parlare con autorità. ¿Qué cosa sabes de ti? Che cosa sai di te? ¿Les ha pasado alguna vez de que ustedes pensaron, ah, nunca pensé que podía decir eso? Vi è mai capitato che vi siete fermati lì a dire, ah, ma io non avevo mai pensato che avessi potuto dire una cosa del genere? Recuerdo in una opportunità stava con mia mamma, stavamo yendo all'iglesia e in Buenos Aires. Una volta ero a Buenos Aires ed ero con mia madre, stavamo andando in chiesa. Y pasábamos por una calle que las lámparas no funcionaban, estaba todo oscuro. E siamo passati per una strada in cui i lampioni non funzionavano ed era tutto buio. Y de repente siento a dos personas, a alguien atrás. E all'improvviso sento a qualcuno dietro. Y cuando me doy vuelta, e quando mi giro, veo a una persona, eran dos en realidad, pero yo veo a una. Quando mi giro vedo una persona, in realtà erano due, ma io ne vedo una. E io le dico, ay, mi assustaste, le dico. Le dico, ah, oh, mi has spaventato. E mi sono girata e gli ho detto, oh, mi hai spaventata. Però io me reì. Però mi sono messa a ridere. E le dico, ah, dico che come,
Seguí charlando. Continuai ridendo, prendendolo un po' in giro. Y de repente miro, sí, tenía un revólver. Ah, cuando all'improvviso, mentre così parlavo, ridevo, lo prendevo un po' in giro, ho notato che aveva una pistola. Però io già stavo come la persona, era un ladrón. Erano due rapinatori, due ladri. Ellos no los agarré como all'improvviso, perché empecé a reírme y entonces me trataron diferente. E quando hanno visto che io cominciai che ridevo, mi hanno trattato in maniera diversa. Y yo le digo, ah, pero estamos yendo a la iglesia, le digo. E io gli ho detto, normal. Ah, ma stavamo andando in chiesa. Y se quedaron así, dijeron, ah, van para la iglesia. E si fermarono così e mi dissero, ah, perché vai in chiesa? Yo digo, sí, vamos para la iglesia. E io, sì, sí, sto andando in chiesa. Y bajaron ese malestar de ladrón que tenían, ¿no? E si abbassarono un po', cominciarono a togliersi quest'aria da malfattori che avevano. Y no nos pidieron nada y nos dejaron ir para la iglesia. Non ci fecero niente e ci fecero andare in chiesa così, senza domande, ci fecero andare. En otra oportunidad. Ed è stata un'altra opportunità. Esto fue en África. E questo è stato in Africa. Yo estaba caminando. Io stavo lì che camminavo. Y empezó a llover fuerte. E cominciò a piovere forte. Y cuando veo que llueve tanto, yo trato de cubrirme en una garita para protegerme dell'acqua. E quando ho visto che cominciava a piovere forte, ho cercato un qualcosa con cui ripararmi dall'acqua. Y me subí. Ah no, primero estaba en esa garita y viene un hombre. E viene un uomo. Un hombre inmenso, grandote. Un uomo grandissimo, immenso. Y me toma de la mano. E mi prende dalla mano. Y así. Y me empieza a mover. E comincia a muovermi così. Yo estaba muy flaquita, no como ahora. Io ero molto più magra, non come adesso. Y me movía con todo. E mi muovevo così come lui muoveva il braccio, io mi muovevo tutto. Yo quería hablarle, pero estaba, se ve como que estaba medio drogado porque hablaba así. Lui. Non si entendia lui. L'hombre. Io volevo parlargli, però vedevo che sembrava un mezzo drogato, non comprendeva. Entonces, quando io quiero salirme de ese hombre, sacarlo de mí. E quando io ho cercato di liberarmi da questo uomo. L'hombre era tan grandote, tenía como cerca de 1,95. Era molto alto quest'uomo e poteva essere circa 1,95 m. Entonces, veo che dall'altro lato tiene un cuchillo. Vedo che dall'altro lato ha un coltello. Y cuando veo el cuchillo, e quando vedo il coltello, yo digo en el nombre de Jesús fuera. Io dico nel nome di Gesù fuori. Y el hombre salió corriendo. E l'uomo se ne andò correndo. Porque en ese momento yo creí en la autoridad de parte de nuestro Dios. Perché in quel momento io ho creduto nell'autorità da parte del Figlio di Dio. Tomé la autoridad de hija de Dios. Prendete l'autorità di figli di Dio. Ahora fue diferente la reacción en ese momento que de la otra situación. Fu differente la reazione in questo momento rispetto all'altro episodio che vi ho raccontato. Porque las situaciones de la vida nos llevan a conocernos. Perché le situazioni della vita ci portano a conoscerci. En otra oportunidad. E in un'altra opportunità. Todo con delincuentes, ¿no? Yo he avuto a che fare solo con delincuenti. No, también con buenas personas. Anche con buone persone. Scherzavo. Esto también fue en África, en Burkina Faso. Questo è stato anche in Africa, in Burkina Faso. En esa semana todas las personas decían, Esther, tené cuidado. In questa settimana tutti mi dicevano, tutte le persone che incontravo mi dicevano, Esther, stai attenta. Y bueno, mucho miedo me querían poner sobre mi vida. Mettevano sulla mia vita molta paura. Hay mucha gente que te quiere meter miedo. E c'era molta gente che voleva mettermi paura. Ahora como no, hay mucha gente que quiere meternos miedo a nosotros. C'è anche adesso molta gente che ci vuole mettere paura. Pero está en nosotros. Però está en nosotros. Dentro di noi. En abrir nuestra mente al miedo. Dentro di noi c'è la capacità di aprire la mente alla paura o mandarla via, chiudere la nostra mente alla paura. En ese cuando yo estaba ahí en África y todo me empezaban a decir, ah, tené cuidado.
stato in questo momento quando ero in Africa e tutti mi dicevano stai attenta. Abrí yo las puertas al miedo. Ho aperto le porte alla paura. ¿Se entiende? Y eso fue bueno, en un momento tenía que hacer las compras. E c'è stato un momento in cui dovevo andare a fare compere. Y cuando estaba regresando para mi casa, e quando stavo tornando a casa, yo siento que había alguien atrás. Io sento che c'era qualcuno dietro. Cuando me doy vuelta, quando mi sono girata, de nuevo esta misma ocasión, ¿no? De que una persona, esta vez era una sola persona. Di nuovo la stessa episodio di prima, c'era una persona dietro, questa volta era solo una. Y también me toma de la mano. E lo stesso mi prende dalla mano. Empezamos a como tipo lucha. E cominciamo tipo a lottare. Pero combattere. Yo no lo veía porque estaba muy oscuro. Però io non riuscivo a vederlo perché era molto buio. Y en un momento yo tenía miedo en mí. E in un momento, siccome io avevo paura, yo digo Jesús. Io ho detto Gesù. Pero no dije nada más. Però non ho detto nient'altro. Solo Jesús. Solo Jesús. En ese momento ese hombre me suelta. El hombre me suelta la mano. In questo momento Gesù, quest'uomo mi lascia la mano. Y yo no había visto que tenía un machete en la otra mano. Io non avevo visto che aveva un machete nell'altra mano. Y con ese machete me pega y me corta. E con questo machete mi ha colpito. Entonces primero me hizo un tajo que era desde aquí hasta caer. All'inizio avevo una cicatrice che era circa 12 centimetri. Da qui a qui. Eso fue dos días después. E poi due giorni dopo. Bueno, perdón. Ese mismo día cuando llego a mi casa. Lo stesso giorno quando sono tornata a casa. Yo llego toda con sangre. Ero piena di sangue. Toda bañada en sangre estaba. Tutta bagnata di sangue ero. Y cuando me voy al espejo y me miro. E quando sono andata allo specchio a guardarmi. Veo mi cara. Ho visto la mia faccia tutta gonfia, piena di sangue. Y empecé a orar. Me dolía todo, pero empecé a orar. Mi faceva tutto male, ma ho cominciato a pregare. Y yo dije, Señor, te entrego esto. E io ho cominciato a dire, Gesù, io ti chiedo questo. No entendía nada. Non capivo niente. No entendía la situación. Non capivo la situazione. Me dolía todo. Mi faceva male tutto. Pero yo sí sabía que le podía entregar mi situación al Señor. Però io sapevo che potevo dare la mia situazione al Signore. Y a los dos, bueno, después voy a la clínica con dos amigos, los llamo por teléfono. Dopo di questo ho chiamato degli amici e siamo andati in ospedale. Ellos, bueno, en el hospital me cosen. Mi hanno cucita, mi hanno messo i punti. Sin anestesia. Senza anestesia. Y nada, gracias a Dios, después se fue sanando la herida. E questo, grazie a Dio, è passato. Pero a los dos días llega un amigo médico a mi casa. Però dopo due giorni viene un amico medico a casa mia. Y él me dice, Esther, da gloria a Dios. E lui mi dice, Esther, dai gloria a Dio. Porque si hubiese sido dos centímetros, un centímetro arriba de esa herida. Perché se fosse stato un centímetro più sopra di quello che hai, hubiera toccato il nervio maxilar e la cara hubiera quedato. Avrebbe toccato il nervo maxilofacciale e il viso sarebbe stato. Si hubiese sido un centímetro más abajo, e se fosse stato un centímetro più giù, hubiera muerto. Sarei morta. Entonces, en medio de la oscuridad, en medio de la oscuridad, e quindi in mezzo a tutta quell'oscurità, yo puedo decir que en el valle de sombra o de muerte, el Señor me. Io posso dire che nell'ombra della morte il Signore mi ha liberato. No es la voluntad de Dios que nosotros suframos. Non è nella volontà di Dio che noi soffriamo. Porque tampoco era la voluntad de Dios que me pasara eso. Perché? Tampoco era la voluntad de Dios que me pasara eso. Non era la volontà di Dio che mi succedesse questo. Yo dejé entrar el miedo en mi vida. Io ho fatto entrare la paura nella mia vita. Y cuando nosotros dejamos entrar el miedo, e quando noi lasciamo entrare la paura, cuando dejamos entrar la inseguridad, quando facciamo entrare l'insicurezza, cuando dejamos entrar malos pensamientos, quando facciamo entrare cattivi pensieri, nos hacemos daño, ci facciamo danno. Entonces viene el malo, e quindi viene il male, y se aprovecha de esa puerta que nosotros hemos dejado. E si impadronisce di questa porta che noi abbiamo lasciato aprire. ¿Me siguen?
Claro que papá es bueno. È chiaro che papà è buono. Claro que papá me ha librado del día malo. È chiaro che mio padre mi ha liberato dal giorno brutto, dall'amaro. Tantas cosas me ha librado papá. Da tante cose mi ha liberato papà. Si tengo que contarle, seguiría. Se sto qui a raccontarvi tutto, andrei avanti per ore. Pero yo les puedo decir. Pero io vi posso dire. Que la voluntad de Dios no es el mal para tu vida. La volontà di Dio non è il male per la tua vita. La voluntad de Dios no es la soledad para tu vida. La volontà di Dio non è la solitudine per la tua vita. La voluntad de Dios no es la pobreza en tu vida. La volontà di Dio non è la povertà nella tua vita. La voluntad de Dios no es la enfermedad en tu vida. La volontà di Dio non è la malattia nella tua vita. Porque tenemos un padre bueno. Perché abbiamo un padre buono. Un padre lleno de amor y piedad. Un padre pieno di amore e di pietà. Que se compadece de nosotros que somos sus hijos. Che si che ha pietà. Che ha pietà di noi che siamo suoi figli. Podemos tener fe en él. Possiamo avere fede in lui. Cuando tenemos buena voluntad. Quando abbiamo buona volontà. Tenemos fe. Abbiamo fede. Fe para avanzar. Fede per andare avanti. Fe para creer. Fede per credere. Fe para saber que yo sí puedo. Fede per sapere che sì, io posso. Tú puedes. Tu puoi. Hacerte bien. Farti del bene, fatti del bene. È la volontà del Padre. Perché questa è la volontà del Padre. Somos hijos. Siamo suoi figli. No tenemos un papá torturador. Non abbiamo un padre torturatore. Che imagen tenemos a veces de nuestro papá. Che brutta immagine abbiamo molte volte di nostro padre. Dios es bueno. Dio è buono. Dios es amor. Dio è amore. Dios es paz. Dio è pace. Hay buenos planes para tu vida. Ha buoni piani per la tua vita. Planes de paz. Piani di pace. Planes de seguridad. Piani di sicurezza. Planes de bendiciones. Piani di benedizione. Cuando tú sientes paz en tu vida. Quando tu senti pace nella tua vita. Puedes dar paz a otros. Puoi dare pace agli altri. Pero cuando nosotros estamos perturbados. Però quando noi siamo turbati. Solo queremos turbar a los otros. Solo vogliamo turbare agli altri. ¿Se acuerdan Marta? Vi ricordate Marta? Como ella estaba turbada. Come lei era turbata. Quería turbar a María. E voleva andare lì a disturbare Maria, a dare quel suo turbamento a Maria. Pero Jesús la protegió. Però Gesù l'ha protetta. Cuando nosotros tomamos la buena decisión. Quando noi prendiamo la buona decisione. Cuando tomamos la decisión suprema. Quando noi prendiamo la decisione suprema. Nosotros podemos hacer la voluntad del Padre. Noi possiamo fare la volontà del Padre. Y somos hijos de paz. E siamo figli di pace. Cuando somos hijos de paz. Quando siamo figli di pace. Tenemos fe. Abbiamo fede. La fe es nuestra compañera de viaje. La fede è la nostra compagna di viaggio. E va a estar siempre con nosotras. Deve stare sempre con noi. Porque cuando non mi importa che pueda suceder. Perché non mi interessa cosa può andare a succedere. Vamos a confiar en él. Andiamo a confidare in lui. Algo bueno me va a pasar. Qualcosa di buono sicuramente succederà. Hoy algo bueno te va a pasar. Oggi qualche cosa di buono succederà. Hoy algo bueno te va a pasar. Amen. Oggi qualcosa di buono succederà. Lo creemos? Lo crediamo? Lo tomamos? Lo prendiamo? Y mañana a la mañana. E domani, dopodomani. Cuando te despiertes. Quando ti alzi. Vas a decir. Vai a dire. Hoy algo bueno me va a pasar. Oggi qualcosa di buono succederà. Hoy voy a caminar en paz. Oggi camminerò in pace. Voy a caminar en confianza. Andrò, camminerò nella fiducia in lui. En fe. In fede. En fe de que soy hija de papá. Nella fede che sono figlia di papà. Cuando nosotros estamos en él. Quando noi siamo in lui. Tenemos la verdad dentro nuestro. Abbiamo la verità dentro di noi. Porque Jesús le dice a Nicodemo. Perché Gesù dice a Nicodemo. Que es necesario nacer en espíritu y en agua, en verdad también. Che è necessario rinascere in spirito e in acqua e in verità anche. En verdad se lo dice a la mujer samaritana. In verità lo dice alla donna samaritana. Cuando nosotros estamos en paz. Quando noi siamo in pace. Significa que también estamos aptos para la verdad.
Significa que siamo anche pronti, atti alla verità. Esto es muy importante, muy muy importante. Questo è molto molto importante. Cuando nos somos hijos de Dios, quando noi siamo figli di Dio, y caminamos en paz, e camminiamo in pace, yo decido ver la verdad. Io decido di vedere la verità. Me miro nel espejo, mi guardo nello specchio, en el espejo de la verdad, nello specchio della verità, y me digo cómo estoy hoy. E mi dico, come sto oggi? Che cosa buenas tengo? Che cosa di buono ho? Che cosa puedo mejorar? Che cosa posso migliorare? No voy a estar con un látigo. No voy a tener un látigo en la mano para pegarme. Non devo avere qualcosa in mano con cui colpirmi. Ascetismo no. Ascetismo è la persona che si pega. Autolesionismo no. No. ¿Estamos de acuerdo? Me parece que acá hay alguno que a veces nos hacemos cosas malas. Ancora que aquí c'è qualcuno que piensa que noi facciamo le cose brutte. Que nos decimos cosas feas. Que diciamo cose brutte. Ahora nos vamos a mirar al espejo. E quindi ora ci guardiamo allo specchio. Al espejo de la verdad. Allo specchio della verità. Y vamos a decirnos cosas buenas. E andiamo a dirci cose buone. Y cuando vemos que hicimos algo negativo, malo, contraproducente, e quando vediamo che facciamo, diciamo qualcosa di cattivo, controproducente, ¿cómo puedo mejorar? Come posso migliorarlo? ¿Me sigue? Mi seguite? ¿Cómo puedo mejorar mi vida? Come posso migliorare la mia vita? Dejo atrás el pasado. Vado indietro nel passato. Porque las cosas viejas pasaron. Perché le cose vecchie sono passate. Y he aquí son todas hechas nuevas. E qui tutte le cose sono nuove. Hoy declaramos cosas nuevas oggi, para tu vida. Oggi dichiara cose buone e nuove per la tua vita. ¿Quieres cosas nuevas? Volete cose nuove? Un día estaba en África en una con muchas mujeres en una reunión de mujeres en África. Un giorno ero in Africa con tante donne in una riunione di donne. Y había llevado muchas ¿cómo se llama? Magliette, como camisetas nuevas, hermosas. E avevo molte camicette, maglie nuove, bellissime. Y entre las mujeres había muchas mujeres que tenían maglias, camisetas e rota con e c'erano opero. Molte donne che avevano maglie o camicette rotte, bucate. Y les pregunto. E chiedo a loro. ¿Cuántas de ustedes quieren estas camisetas nuevas y preciosas? Quante di voi vogliono queste maglie nuove preziose? Io. Y yo les pregunto. E io gli chiedo. Ahora, ¿están dispuestas a tirar una vieja por una nueva? E io gli chiedo, sei disposto a darmi una vecchia per una nuova? Y empezaron a bajar las manos. E cominciarono ad abbassare le mani. Muy pocas mujeres se atrevieron de tirar una vieja y recibir una nueva. Molte poche persone decisero di darmi una cosa vecchia per avere una nuova. Pregunta. Domanda. ¿Estás dispuesto? Sei disposto a tirar las cosas viejas, a togliere le cose vecchie, y a poner cosas nuevas en tu vida, e a mettere cose nuove nella tua vita, cosas nuevas en tu vida, cose nuove nella tua vita, nuevos pensamientos, nuovi pensieri, pensamientos de paz, pensieri di pace, pensamientos de armonía, pensieri di armonia, pensamientos que te llevan a sentirte hijo, hija de Dios. Pensieri che ti portano a sentirti figlia, figlio di Dio. Eso también te va a llevar a limpiar tu casa. Questo molte volte ti porta a pulire la tua casa. Y a decir, ah, esto, via. E a dire, ah, questo è vecchio, via, butto. Porque cuando tenemos esta nueva identidad. Perché quando abbiamo questa nuova identità. Nos renovamos. Ci rinnoviamo. No queremos más el pantalón de hace 17 años atrás o 40 años atrás. No vogliamo più quei pantaloni di 17 anni fa, di 40 anni fa. Nos renovamos. Ma ci dobbiamo rinnovare. Altre
también proyectos. Vamos a todos, pero vamos. Cada uno de nosotros tenemos nuestros tiempos. Ognuno di noi ha i suoi tempi. Mi hermana no tiene el mismo tiempo que ella. La mia sorella non ha lo stesso tempo di lei. Ni che ella. O di lei, di lei. Ni che ella. Di lui, di lui. Cada uno de nosotros. Ognuno di noi. Tenemos tiempos diferentes. Abbiamo tempi differenti. Y papá lo sabe. E papà lo sa. Y nos respeta. Ci rispetta. Si papà nos respeta, se papà ci rispetta, ¿quiénes somos nosotros para no respetarnos? Chi siamo noi da non rispettarci? En amor, nell'amore, en comprensión, in comprensione, avanzamos. Andiamo avanti. Amén. Amen. Amen.